Oggi è sabato, non mi ricordo manco il numero, penso il 12. Sì, sabato 12. In teoria non dovrei fare niente, ma tanto qualcosa si trova sempre da fa. Sto ancora facendo colazione con il mio tazzone verde pieno di caffè e lattino. Ho fatto le unghiette. Allora, ho acquistato un set su Amazon per fare le unghie col semipermanente e questo è il primo tentativo. Diciamo che mi sono trovata un po' in difficoltà per fare la mano destra, come sempre del resto, anche quando mettevo lo smalto. Però diciamo che il risultato non mi dispiace. Ho poi comprato altri colori perché questi colorini qui, scusate, ma mi sono appena svegliata, questi colori qua praticamente, i colori che erano arrivati nel set, ce n'erano alcuni che non sono adatti per la stagione che verrà, sono più adatti all'estate, però insomma l'ho comprati altri, eccetera. Però mi piace, non è male come risultato. Ho voluto provare i glitter perché sono fissata con la questione glitter. Però vabbè, questo è tutto un altro discorso. A me mi ci vuole indovina la mattina al caffè latte. Indovina. Niente, ieri era venerdì e la scuola e il comune del mio paese ci hanno mandato la bellissima notizia che la scuola non riaprirà lunedì, ma riaprirà il 28, neanche il 24 come a Viterbo, ma il 28. Raga, io so, cioè, non si può fare una cosa del genere. Il problema non è, i problemi sono tanti, sono sincera, i problemi sono tanti, a partire dalla materna che ha la classe troppo numerosa, perché non hanno insegnanti da inserire e questa sarà una cosa che porteremo alla dirigente, ma più che altro elementari in questo periodo dovevano fare il ripasso. Quindi questo vuol dire che il ripasso lo dovranno fare a casa perché i primi di ottobre devono fare le verifiche d'ingresso, logicamente, per capire da dove partono. E il ripasso come lo faranno? Lo faranno a casa, come hanno fatto a scuola con la didattica a distanza. Ora, io so, non so arrabbiata, sono un bestialida. Però va bene, cioè, no, sono bestialida perché tutto sto casino è nato non perché ci sono le lezioni, non perché ci sia tutta questa situazione del Covid, eccetera, perché non hanno tutte le cose che servono per a livello igienico-sanitario. Non è quello. Loro praticamente hanno iniziato i lavori a scuola buttando giù muri, spostando cose mercoledì. Cioè, mercoledì di questa settimana. Cioè, non si può una cosa del genere, no? Cioè, io sono imbestialita. Cioè, ora va bene, io non lavoro, sto a casa, c'ho tempo, diciamo, e quindi posso tenere i figli a casa, ma chi lavora? Cioè, ma siete matti a fargli fare altre 2 settimane a casa che magari qualcuno deve pure studiare e c'ha e sta coi nonni che magari non sono in grado. Cioè, io boh, sono un po' polemica su questo, mi rendo conto che sono un po' polemica, però per me è inconcepibile una cosa del genere, è veramente inconcepibile. Vabbè, parliamo di altro. Allora, ho fatto un po' di acquisti, ho provato a fare una mini trecina qui, ma sono un po' incapace anche su questo, non mi sono mai venute. Vabbè, parliamo di altro. A parte l'acquisto del semipermanente, ho acquistato anche 2 libri. Ho acquistato Sette Sorelle perché avevo visto il video di Samantha Chicchi e Chicchi Lilli e mi incuriosiva, diciamo, sono andata su Amazon, ho guardato un pochino e ho preso il primo libro, Sette Sorelle, perché poi ci stanno tutti quell'altri. E poi ho preso
il terzo capitolo dell'Amica Geniale, perché io avevo letto il primo capitolo che l'avevano regalato a mia madre e le colleghe, poi l'ho preso io, ovviamente, anche come ricordo, insomma. Ho continuato a vedere la serie dell'Amica Geniale, sempre come ricordo, mio padre poverino non ce la faceva a vederlo perché ricordava troppo mamma. E niente, insomma, alla fine l'Amica Geniale l'ho letto io il libro, il primo. Mi è piaciuta la seconda serie in TV e quindi ho comprato il secondo libro. Stavolta voglio fare al contrario. Stavolta voglio prima leggere il libro e poi guardare la serie quando uscirà in TV, perché voglio vedere se mi appassiona il libro da solo, perché ho notato che quando leggevo sto libro io praticamente avevo l'immagine del film. Quindi voglio vedere se leggendo solamente il libro riesco a farmelo piacere ugualmente, piuttosto che insomma vedermi il film. Va bene, e niente, è questo. Poi ho fatto altri acquisti su AliExpress e su Wish, che però arrivano alla lunga, ragazzi, quindi ve ne parlerò poi quando arriveranno. Però tutti acquisti di cose utili, non cazzatine, insomma. Tutte cose molto utili. E basta, e per ora mi fermo perché ho anche comprato tutte cose per scuola che però non si sa quando useranno, e abbiamo preso i libri, insomma, questo è. Fortunatamente ricomincia pattinaggio il 14, il 15, martedì ricomincia pattinaggio, quindi Aurora ricomincerà pattinaggio, e Alessandro, che si era convinto a iniziare nuoto, in realtà io ho visto che la piscina è chiusa e si è invogliato di iniziare calcio, ma calcio è rimandato perché c'è un bambino che è risultato positivo e che si era fatto una bella partita di calcio con la sua squadra contro un'altra squadra, e quindi anche gli allenamenti di calcio sono rimandati. Ragazzi, non è possibile. Va bene, è tutto rimandato qua, io non so veramente che fa. Cioè, l'altro giorno Alessandro l'ha fatto morire perché l'ho trovato, lui era rimasto a pranzo dalla nonna, l'ho trovato di sotto. Io sono andata a prenderlo, che erano le 4:30, l'ho trovato, cioè, un bagno di sudore, perché si era messo con un amichetto che abita lì vicino a giocare di sotto. Hanno giocato a calcio per 2 ore, ragazzi, 2 ore. Cioè, ho trovato lo sport per mio figlio, raga. Lo so, allora, cioè Samuele non è, mio marito non è molto, non gli piace tantissimo perché c'è tutto un mondo di troppa competizione dietro data dai genitori. E su questo sono d'accordo, perché comunque sono bambini e devono divertirsi, non devono, cioè la competizione va bene, però ragionata. Mia figlia a pattinaggio fa le gare, ma è una competizione ragionata, non è una competizione che deve uccidersi con quell'altre, o che se non vince o va male, cioè, l'ammazzo, assolutamente no, cioè è una competizione sana. E per quanto riguarda il calcio, purtroppo, almeno la realtà che viviamo noi qui, a volte trovi quei genitori che sono un po' troppo competitivi, quindi per questo mio marito non era molto convinto, però sapendo che e ragionando noi siamo sempre dell'opinione che bisogna soprattutto quando sono piccoli come Alessandro bisogna comunque indurli a fare quello che vogliono e a sperimentare la maggior parte delle cose, perché se tu gli cominci a evitare delle cose non lo sai se poi quello che gli hai fatto evitare era una cosa che poteva portarlo a sperimentare una sua capacità o meno, non lo so se mi so spiegata. Però comunque alla fine mi ha detto faglielo fare lo stesso, facciamoglielo fare lo stesso, perché tanto almeno vediamo se è una cosa che gli piace e che è portato e tutto il resto,
Bene, se è una cosa che gli piace e poi dopo un anno, 2 anni la lascia, almeno ha provato la cosa, insomma. E quindi faremo così. Poi comunque la genetica lo aiuta perché i cugini sono calciatori entrambi. Lo zio, anche lui ha giocato, anche lo zio ha giocato, quindi allenato, insomma, la genetica del calciatore ce l'ha. Poi comunque io ho genetica brasiliana, quindi di solito i calciatori so quelli bravi, diciamo, so anche brasiliani, quindi ho sentito una porta che si apre, quindi ora arrivano tutti quanti. Vediamo un po' chi arriva. Chi arriva da là? Chi arriva da là? L'aghi è già partito. Chi arriva da lì? Chi è? Chi è? Cucù, buongiorno! Ti sono fischiate le orecchie, parlavamo di te. Di buongiorno. Vabbè, mi faccio fare colazione, inizia la giornata, si sono svegliati tutti. No, non è vero, si è svegliato solo lui, ma inizia la giornata, fa per quattro. Sei tornato? Sei stanco? Sì, ho scoperto pure che era il ginocchio, mi hanno detto pure come curarlo, quindi A posto! sì, era quello che ti dicevo. Ho trovato una fisioterapista mentre acquisivo. Ha detto ghiaccio e Voltaren. Ghiaccio e Voltaren. È Voltaren! il menisco. Evviva! Siamo tutti Però felici e se lo schiambi contenti! va tutto bene. Poi mi ha consigliato per la tua schiena e per il tuo menisco usa le scarpe. Oh, mi ha detto la marca. Le Quale? Adidas. Hai visto? Ha detto le Adidas sono fatte tanto bene come plantare. Hai visto? Quindi ti risolvono tutti i problemi schiena, talloni, compagnia bella. Mi ha Perfetto. dato pure la cura per quando mi viene la tallonite. Acqua ghiacciata fino al ginocchio e Voltaren. Vabbè. Vecchiaia! Sì, esatto. Va bene, metto sull'acqua allora. Cioè, era già su, ma Ma perché ti prendi tutta sta roba? sto Ma perché se facendo un vedo vlog. dovete fare tutti gli affari miei? Sei tu che hai cominciato a dire tutti i tuoi acciacchi da 43enne. Devo lasciare un tablet in mano. Va bene. Hai visto che carino? Ho tirato giù i cactus. L'ho messi qui. Ti piacciono? Va bene, non te lo chiedo più. Dai, sì, sono carini. Pasta al pesto e pomodori di ieri che li mangerò maggiormente io perché la pasta non mi va tantissimo. Quindi voi mangiate la pasta, io mangio le Ma pure freselle con... freddi, ma è fredda, me dai. La pasta, ci Che? metto i pomodori, un po' di E mozzarella. perché l'ho tirato fuori io il pesto allora? Ma Questo ce lo metti per loro. Io mi faccio la pasta questo fredda è con i pomodori troppo per con due per loro mozzarella. Non è mica brutto, soli. ce lo metti quanto gli serve. No, allora io la faccio in bianco. Non ci riesco, non sta fermo. Piano. Tanto è uguale. Pare che si sta aprendo una porta. Guardalo e sorride. Alla fine la pasta noi l'abbiamo mangiata così. Loro l'hanno mangiata così. Non ti posso inquadrare sotto, sei leggermente in mutande. Allora, ragazzuoli, io mi sono cambiata, vabbè, abbiamo pranzato, mi sono messa a
a sistemare la cucina, abbiamo, i figli hanno giocato all'Xbox, io ho letto un po' il libro di New Moon, sto andando avanti perché lo voglio finire assolutamente, mi sono cambiata perché tra un'oretta più o meno andremo io e Samuele a fare un aperitivo con un nostro amico, i bimbi rimangono a casa con la nonna perché... Cioè, stasera veramente non li voglio. Prima mi hanno fatto impazzire perché c'era Alessandro che voleva vincere per forza. Aurora, giustamente, essendo più grande, era più capace e quindi non lo faceva vincere. Insomma, un casino che non vi dico. Hanno cominciato a strillare, io ho strillato sopra loro. Insomma, vabbè, lasciate perdere. Cose da mamma. Comunque, volevo mettermi una matita. Aspettate, ve giro di qua. Volevo mettermi una matita, un po' di mascara, giusto per rendermi un attimo presentabile. Qui mi mettono pure le cose in mezzo. Benissimo. Giusto per rendermi un po' presentabile, volevo mettermi una matita e un po' di mascara e poi niente, poi usciamo, insomma. Non facciamo niente di particolare, andiamo a fare questo aperitivo con questo nostro amico che è una vita che ci dobbiamo vedere. E basta. Ok. Io sono sincera, io non mi sono più truccata durante questa quarantena, durante l'estate poi che ve lo dico a fare. Cioè, non mi sono proprio più truccata e riprendere in mano i trucchi adesso per me è una cosa. Cioè, mi sembra di non essermi mai truccata, sono diventata un po' incapace. Diciamo che anche il fatto comunque di tenere la mascherina non mi fa mettere niente nel viso, quindi trucco solamente gli occhi. E quando non metteremo più le mascherine e dovrò rimettere il fondotinta, per me sarà un po' un macello. Non mi ricordo più come si mette. Ma vedete, già mi sta lacrimando quest'occhio. Ok, ho truccato gli occhi, tanto adesso rimetto gli occhiali. Allora, sarei tentata di cambiare la montatura degli occhiali perché volevo fare, mi sono un po' stufata di questa montatura così importante, che ha comunque un colore importante. Volevo farmi una montatura di quelle trasparenti perché l'ho vista a Filomena Amore e mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto, quindi pensavo di farmi questa montatura così trasparente, però insomma devo un attimino vedere come mi sta, come non mi sta, eccetera. Adesso metto giusto un velo, 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 velissimo di blush. Utilizzo questo qua, è terracotta, una terracotta di Flormar, è Golden Peach. Devo rilevare gli occhiali, ovviamente. Questa è un po' una sorta di blush illuminante. Ok. E basta, è arrivato pure Samuele, è tornato con i cani. Perfetto. Oh, ci siamo dati una sistemata perché veramente se no era una cosa indecente. Mamma mia, cambia tantissimo il viso comunque. Allora, vi faccio vedere come sono vestita. Allora, sono vestita in questo modo. Questo è un vestito che era di mia zia. Mi piace tantissimo perché ha pure lo scollo dietro. E niente, ci ho messo sotto i miei sandaletti, questi qui, che li avevo presi da Globo. Come al solito la mia codina qui sopra. Ah, e ho fatto anche la tinta. Sono ritornata scura, a me non mi piace per niente. A te ti piace la mia tinta scura? A lui sì, a lui non piaceva rosso, a me invece piace tantissimo il rosso sui capelli. Però doveva essere un nero rosso,
In realtà è solamente nero, però vabbè, siamo in inverno quasi, autunno-inverno ci può stare. Adesso devo solo mettere una catenina qua, se no non metto proprio niente, prendo la borsa e anzi lo zaino, perché io ho questo, prendo lo zaino e ce ne andiamo a fare questo aperitivo in pace. E dopo l'aperitivo la pizza surgelata. Ciao a tutti!